Alcamo, morte da amianto, RFI condannata a risarcire i familiari di un dipendente deceduto nel 2008. Mazzara operazione, Hermes 2 ritorna in carcere, 76enne Angelo Castelli. Trapani parte la campagna antincendio dell'aeronautica militare di Birgi. Palermo dalla regione un bando di 3 milioni di euro per le aziende agricole. Mazzara entra nel vivo l'estate 2021 tra aspettative e speranze per il turismo. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. In apertura alla cronaca, confermata la condanna per favoreggiamento a Cosa Nostra nei confronti del maserese Angelo Castelli, coinvolto nell'operazione antimafia Hermes 2. Il 76enne è tornato oggi in carcere. Sentiamo. Dovrà scontare la sua pena a 2 anni di reclusione in carcere. Il 76enne mazzarese Angelo Castelli, arrestato dalla polizia nel 2016 assieme ad altre persone nel corso del blitz antimafia denominato Hermes 2. Questa mattina infatti i carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo hanno eseguito nei confronti dell'uomo l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo, ufficio esecuzioni penali. L'uomo venne arrestato con l'accusa di favoreggiamento a Cosa Nostra di Mazzara del Vallo e Castelvetrano in quanto uomo di fiducia di Vito Gondole, proprietario dell'autolavaggio, dove, secondo gli inquirenti, si sarebbero svolti importanti summit mafiosi. L'impianto accusatorio nei suoi confronti è stato confermato anche nel corso del processo penale che ne è scaturito e che si è concluso con sentenza di condanna a suo carico. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, dove dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione. Morte da amianto, RFI dovrà risarcire i familiari di un dipendente di Partinico morto nel 2008. Il servizio. La terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato Rete Ferroviaria Italiana al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei familiari di un dipendente residente a Partinico e deceduto nel 2008 all'età di 61 anni a causa di una patologia tumorale. Per il giudice Andrea Compagno, l'insorgere della malattia sarebbe stato causato dalla costante esposizione dell'uomo all'amianto durante gli anni di lavoro presso lo scalo ferroviario di Alcamo di Ramazzone. Dal processo è infatti emersa l'attività di stoccaggio di rotabili, carrozze e vagoni coibentati con amianto provenienti da altre stazioni meridionali, nonché l'attività di bonifica da parte di ditte esterne senza che ai dipendenti fosse fornita alcuna protezione. Tale attività si sarebbe protratta almeno sino al 1997 con una operazione della Guardia di Finanza di Alcamo che ha impedito che venissero accantonati altri rotabili presso lo scalo trapanese. Soddisfatti della sentenza, gli avvocati Angelo Cruppuso e Rosario Papania, legali della moglie e dei 2 figli dell'uomo morto nel 2008. Nel caso deciso dal Tribunale di Palermo è stato quindi sancito il principio che il dipendente che si è ammalato di tumore perché ha lavorato per molti anni a contatto con l'amianto ha diritto al risarcimento del danno e tale diritto si estende anche agli eredi del dipendente. L'uomo ha lavorato in ferrovie dello Stato dal 1975 al 1999. Ai familiari è stato riconosciuto un risarcimento di oltre 500.000 euro. Al via in Sicilia dallo scorso 15 giugno la campagna antincendi boschivi. All'attività partecipa l'82° centro CISAR di Birgi. La campagna antincendio si protrarrà fino al 30 settembre. Vedrà la collaborazione in atto già da diversi anni tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi. L'impegno delle Forze Armate rientra in un accordo stipulato tra il Ministero della Difesa e il Dipartimento della Protezione Civile che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza. L'82° Centro CISAR di Birgi sarà operativo con il nuovo elicottero HH1-39B.
La giunta municipale di Marsala, presieduta dal sindaco Grillo, ha approvato un atto deliberativo con il quale vengono evidenziate le difficoltà affrontate nella redazione del bilancio di previsione. Un alto numero di comuni in Italia è in dissesto, in predissesto, a causa dell'attuale quadro normativo, sottolinea il sindaco Grillo. Da parte nostra, accogliendo la richiesta dell'ANCI, abbiamo predisposto e approvato un atto amministrativo con il quale evidenziamo alle autorità nazionali, regionali, ma anche alla Corte dei Conti, come anche il nostro Comune sia in seria crisi economica, prosegue Grillo, nell'iniziativa dell'ANCI anche la possibilità per i comuni di dilazionare l'approvazione del bilancio. La delibera sulle gravi criticità finanziarie e sulle difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Per analizzare le difficoltà del sistema delle autonomie locali e l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo con riferimenti ad aspetti di carattere finanziario e organizzativo, i sindaci siciliani incontreranno i deputati, i senatori e gli europarlamentari eletti in Sicilia. L'incontro, si legge in una nota dell'ANCI Sicilia, che nasce anche con l'obiettivo di definire ulteriori iniziative nell'ambito della mobilitazione sulla crisi finanziaria degli enti locali, e sarà aperto a tutti i sindaci dell'isola. Si svolgerà il 18 giugno a partire dalle 15 in modalità digitale. Si è svolta presso la sede del Consiglio regionale della Campania la prima riunione operativa del coordinamento dei presidenti delle prime commissioni del Mezzogiorno. Il coordinamento nasce con l'obiettivo di costruire una forte sinergia tra i presidenti delle commissioni affari istituzionali del Mezzogiorno, una battaglia di dignità già avviata dai governatori del Sud per una legislazione condivisa e coesa per aree omogenee, alla luce soprattutto del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono soddisfatto per la fiducia accordatami con la nomina a vicepresidente del coordinamento, ha dichiarato il parlamentare marsalese Stefano Pellegrino. Siamo già in piena estate, la città di Mazara si prepara alla tanto attesa ripartenza, si punta ovviamente al turismo, ma al riguardo c'è ancora parecchio da fare. Sentiamo. Fa già tanto caldo, segno che l'estate ormai è arrivata, anche se, stando al calendario, il suo battesimo ufficiale avverrà lunedì prossimo 21 giugno. Una stagione estiva 2021 sulla quale a Mazara del Vallo poggiano tante speranze e tantissime aspettative per quella ripartenza economica e sociale che ci si augura possa finalmente rimettere in carreggiata quella economia cittadina fortemente danneggiata dalla pandemia da Covid-19, i cui effetti devastanti hanno messo in ginocchio famiglie ed imprese. Ora quindi si guarda al futuro e più in particolare ai prossimi mesi estivi, quelli cioè chiamati per tradizione a rappresentare il periodo ottimale per riportare nelle tasche di famiglie ed imprese quella boccata d'ossigeno indispensabile per rimettere in movimento la collassata situazione economica locale. E ci sono già da alcuni giorni alcuni, seppur deboli, segnali che qualcosa comincia a muoversi, con la gente che è tornata ad affollare strade e piazze, con le attività commerciali che segnano una discreta percentuale in aumento delle vendite e soprattutto con quel comparto della ristorazione flagellato dalle chiusure e che da qualche giorno ha, per così dire, riacceso i fornelli. Insomma, un'estate che almeno nelle aspettative dovrebbe restituire alla città di Mazara del Vallo la spinta indispensabile per superare il coma e tornare a respirare a pieni polmoni. E naturalmente la carta vincente per dare concretezza alle speranze non può che essere che quella del turismo, con il richiamo cioè di quei turisti senza i quali ogni discorso potrebbe risultare senza né capo né coda. E la città di Mazara del Vallo, da questo punto di vista, ha tutte le carte in regola?
c'è da dire purtroppo che non tutti i tasselli risultano ancora oggi ben assemblati nel mosaico turistico cittadino, anzi a ben guardare si potrebbe arrivare a dire che, ahimè, dalle speranze alla realtà la strada è ancora tortuosa e ricca di insidie, a cominciare dallo stato vergognoso del fiume Mazzaro, per continuare con le montagne di alghe nella spiaggetta in zona San Vito, per finire alle condizioni davvero poco lusinghiere di quella casba che in altri tempi ha rappresentato uno straordinario punto di attrazione turistica. E si potrebbe continuare con tante di quelle pecche, ancora oggi sotto gli occhi di tutti, e che purtroppo stanno a fotografare una situazione tutt'altro che edificante per una città che non può continuare a reggersi ancora a lungo su delle visioni virtuali o su delle effimere illusioni che basti un qualche dépliant ben colorato a nascondere le tante crepe che purtroppo affiorano. Serve quindi, per non ributtare tutte le ortiche, che l'amministrazione comunale mazzarese si dia finalmente una mossa e passi dagli annunci ai fatti concreti e chiaramente visibili. Prende il via domani sera alle 19 presso il cortile della Fondazione San Vito Ollus in via Casasanta a Mazara, Mediterraneo, visioni all'orizzonte. Si tratta di una rassegna di musica, incontri, arte, cultura e tradizioni. 8 iniziative a giugno e 6 il mese prossimo, che si svolgeranno sino al 23 luglio, con l'obiettivo di aprire a tutti gli ambienti della Fondazione e Caritas diocesana. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Scende ancora il numero degli attuali positivi al coronavirus in provincia di Trapani. Oggi i contagiati sono 206, ieri erano 210. Nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 14, per un totale di 14.066 casi da inizio pandemia. Per fortuna non si sono registrati decessi, mentre guariti e negativizzati sono stati 18, con il totale che sale a quota 13.520. Da inizio pandemia. Sempre invariato il numero dei ricoverati, 15, di cui nessuno in terapia intensiva. Vediamo la situazione nei comuni: Alcamo 19, Busseto 0, Calatafimi 4, Campobello 22, Castellammare 2, Castelvetrano 19, Cussonaci 13, 10, Favignana 0, Gibellina 1, Marsala 32, Mazara 41, Paceco 15, Pantelleria 1, Partanna, Petrosino, Poggioreale e Salapoluta 0, Salemi 3, San Vitolo Capo 1, Santa Ninfa 1, Trapani 23, Valderice 5, Vita 4. E per i vaccini, venerdì e domenica, nei giorni del mercato Campagna Amica in via Verdi a Marsala, si potranno vaccinare gli immigrati presenti nel territorio. L'iniziativa della Coldiretti è stata pienamente condivisa dall'ASP e dal sindaco di Marsala Grillo. Verranno infatti coinvolti le comunità di accoglienza del territorio, nonché le associazioni che si occupano di soggetti provenienti fuori Italia. Non occorre la prenotazione. Il Consiglio Comunale di Alcamo, presieduto da Baldo Mancuso, nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2021-2023. Dichiarano il sindaco Domenico Surdi e l'assessore all'economia Fabio Butera: questo bilancio rappresenta il culmine di un lavoro intenso portato avanti in questi anni nell'ottica di armonizzare conti del nostro comune nell'interesse dei cittadini. In particolare anche quest'anno abbiamo dovuto confrontarci con le difficoltà derivanti dalla pandemia, riuscendo ad assicurare gli equilibri e una continuità nella programmazione di importanti investimenti della città, hanno dichiarato ancora il sindaco Surdi e l'assessore Butera. 3 milioni di euro per l'innovazione delle aziende agricole siciliane, i particolari nel servizio.
supportare le aziende del territorio favorendo l'accesso ai servizi di consulenza attraverso organismi preventivamente selezionati. E questo è l'obiettivo del bando per la sottomisura 2.1 del piano di sviluppo rurale 2014-2020 in via di pubblicazione dalla Regione. Il governo Musumeci interviene a sostegno delle aziende agricole siciliane con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, afferma l'assessore regionale per le risorse agricole Toni Scilla. Si tratta di un intervento di rilevante importanza per gli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, i giovani agricoltori, le piccole e medie imprese insediate nelle zone rurali e i gestori del territorio, rappresentati da comuni, unioni dei comuni e enti parco. I soggetti interessati, aggiunge Scilla, potranno usufruire del supporto di professionisti ai fini dello sviluppo e del miglioramento delle proprie aziende in un'ottica sempre più orientata verso la cooperazione per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo, prosegue l'assessore regionale, è di accompagnare attraverso tecnici e professionisti specializzati con l'ausilio anche di sistemi tecnologici informatizzati il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, con meno impatto sui territori e con maggiori capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, con maggiore attenzione verso la biodiversità, sottolinea Scilla. Le domande di partecipazione al bando sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza saranno digitalizzate utilizzando il portale SIA nel termine iniziale per la presentazione delle domande il prossimo 24 giugno. Partirà domani e proseguirà per tutto il weekend a Mazara l'evento Vela Day organizzato dalla Federazione Italiana Vela presso la Lega Navale sezione di Mazara. Saranno 3 giorni di promozione della cultura del mare e dello sport della vela. Siamo in chiusura per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21.30 per il ciclo Stasera a Teatro trasmetteremo la commedia Iocatis in numeri a cura della compagnia teatrale Don Matteo in Dorato. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.